Si è svolto a Roseto degli Abruzzi il primo convegno regionale sulla pesca organizzato da Legacoop Alimentare in collaborazione con Legacoop Abruzzo, dal titolo La pesca in Abruzzo, tradizioni, innovazione, sapori e ambiente. Ma oggi vogliamo far sedere intorno al tavolo chi nella nostra regione e non solo si occupa di pesca per una giornata di confronto sulle tematiche e sulle prospettive di questo che rimane un settore importante per la nostra regione sia in ambiti di tradizione, di presente ma anche di futuro. Durante l'incontro è stato presentato un percorso che partendo dalle tradizioni ha portato alle principali innovazioni introdotte nel settore nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. Ma si è discusso anche delle problematiche che questo settore sta vivendo oramai da anni. Ma sono diverse, certamente c'è una tematica che si lega ai costi, c'è una tematica che si lega alla difficoltà di reperire personale che abbia voglia e disponibilità a fare questo tipo di lavoro, c'è una tematica relativa all'equilibrio ecologico, all'inquinamento dei mari, alla qualità del prodotto, alla normativa soprattutto. Inoltre nel corso dell'evento sono stati presentati anche studi e ricerche, un focus sul FEAMPA 2021-2027. Sicuramente in vista della nuova programmazione, quindi del FEAMPA, in fase anche di chiusura dell'attuale programmazione, la Regione Abruzzo ha segnato negli ultimi 2 anni risultati importanti superando il target di spesa indicato dal Ministero e quindi mostrandosi molto efficiente nella spesa, soprattutto oggi con la politica di Abruzzo Blue Deal vogliamo, in vista della nuova programmazione, insieme agli operatori programmare gli investimenti, stabilire degli obiettivi da raggiungere con i vari step e quindi da parte della Regione finanziare i bandi in funzione anche dell'assorbimento delle esigenze degli operatori. Quindi incontri come quello di oggi sono proprio momenti importanti di incontro, di dialogo, di scoperta anche di quelle che sono le future programmazioni ma anche le esigenze degli operatori.